Il rapporto fra me e lei era un rapporto normale. Un rapporto equilibrato, un rapporto lavoro, casa, viaggi, cene, amici. Ricordo che l'ultima volta che la vidi mi disse: Ale, non ti scordare di comprare il latte, che tu sei sempre il solito distratto che dimentichi le cose. Dopo 2 ore ricevette una telefonata dall'ospedale che aveva avuto un'ischemia. Aveva 33 anni. 33. E non ho avuto né la possibilità di prendermi cura di lei e neanche di salutarla. E non l'ho più vista. Ricordo anche che l'ultimo bacio fu così un urto tra le guance perché arrivavo tardi al lavoro, lavoro dove tra l'altro ho pure perso. Se potessi chiedere un desiderio, sai che cosa chiederei? Non che la resuscitassero perché sarebbe troppo pretenzioso da parte mia, ma chiederei che mi ritornassero indietro quel giorno, soltanto quello, per salutarla come si deve, per dirle ti amo! Sai che cosa penso? Credo che dovremmo riflettere di più sul fatto che quando chiudiamo una porta, poi a riaprirla, non sempre troveremo le cose lì per dove le abbiamo lasciate. Credo che diamo troppe cose per scontato. Aveva 33 anni e si chiamava Elisa.